diventato Sant'Angelo Lodigiano, piccolo centro della pianura padana, famoso per il suo castello, a ospitare domenica 30 marzo la seconda prova del Gran Trofeo Multipower, dando il via anche alla Mini Coppa Lombardia. Un vero successo di iscritti per questa quinta edizione, che ha visto presentarsi al ritiro dei numeri di gara quasi 2000 ciclisti provenienti da tutto il centro-nord Italia. Addirittura due i pacchi consegnati. Per i primi 1000 iscritti il pezzo forte era una felpa personalizzata, mentre a tutti gli altri una ricca scatola colma di prodotti tipici della zona. È stata la pista di atletica adiacente il cupolone, l'area logistica della manifestazione, a ospitare le griglie di partenza della Gran Fondo, che ha preso regolarmente il via alle ore 9.30 di domenica mattina. Un'apprezzata partecipazione femminile che ha visto schierarsi allo start un centinaio di rappresentanti del gentil sesso. Il gruppo, scortato da ben 8 moto della polizia stradale, prende subito il via per affrontare il tratto di pianura che lo porterà, attraversando il Po, a Stradella, dove inizieranno le fatiche di giornata. Tre i percorsi da affrontare: il corto da 73 km, il medio fondo da 105 km e il più impegnativo gran fondo da 148 km, tracciati sulle splendide colline dell'Oltrepò Pavese. Al bivio di Lirio, sul percorso di Gran Fondo restano in quattro: Fabrizio Casartelli, Andrea Natali, Andrea Pallon e Stefano Sala. La strada da percorrere è ancora molta e, vista la parecchia pianura da affrontare sul finale, è meglio restare uniti. La collaborazione è totale e, man mano che passano i chilometri, il vantaggio sui diretti inseguitori aumenta. Dal gruppetto che precede, al 90° chilometro, intanto si stacca Giulio Verlicchi, che si lancia all'inseguimento solitario dei quattro fuggitivi. Ma il battistrada non demorde e continua nella sua azione, diventando ormai imprendibile per chiunque. Sull'ultimo strappo di Montù Beccaria, il passo lo impone Natali per tentare di sfiancare Casartelli, il suo unico avversario possibile, anche se è ben chiaro che la gara la si risolverà nella volata finale. Ai 500 metri dal traguardo, Paluan e Sala si defilano, non potendo influire sul risultato, lasciando che i due concorrenti possano lanciarsi nello sprint finale che vede il giovane Casartelli prevalere su Natale. Si dovranno attendere ben 6 minuti per veder giungere in completa solitudine Giulio Verdicchi, che completa il podio. In campo femminile si impone la trevigiana Patrizia Romanello, che anticipa Valentina Gallo e Roberta Fiorani. A medio fondo maschile viene vinta dal brianzolo Riccardo Zanellato, che precede di un soffio Nicky Giussani e Daniele Covaleni. Tra le donne è la milanese Monica Bonfanti a dominare letteralmente su Stefania Mauro e Maria Grazia Bottini. Il percorso corto se lo giudica per distacco il piacentino Diego Costa. Dietro di lui è la volata degli inseguitori che chiude il podio, piazzando al secondo posto Roberto Carinelli e al terzo Lorenzo Perazzoli. Stesso epilogo per distacco anche in campo femminile, dove la più veloce è Sara Mossolani, che precede Francesca Mazzacane e Veronica Ghidotti. Tra le società, la vittoria va alla milanese Cassini Cycling Team, che lascia dietro di sé i brianzoli del Macaco Team e i bergamaschi del Pianeta Bici. Ovviamente, la festa si conclude con le gambe sotto il tavolo del ricco pastaparte.